Sindaco, com'è la situazione in paese in questa nuova ondata pandemica caratterizzata dalla presenza dell'Omicron? Oggi ufficialmente abbiamo 110 positivi. Abbiamo avuto numeri un po' più alti appena dopo Natale, ora insomma bene o male stanno scendendo. E la fortuna è che insomma stanno tutti bene, hanno avuto pochi sintomi e la maggior parte sono vaccinati già con la terza dose, quindi insomma sta passando veramente come un raffreddore. Qual è la situazione invece all'interno delle scuole? Come sta predisponendo soprattutto quello che è il rientro in classe dopo le vacanze? Beh, per quanto riguarda le scuole, abbiamo chiuso la prima settimana di riapertura dal 10, abbiamo chiuso e quindi sono rientrati ieri a scuola. Ci stanno alcuni ragazzi che sono positivi e quindi stanno a casa e altri per il momento è abbastanza tranquillo. Abbiamo insomma, preferito non fare lo screening, anche perché avendo insomma, l'esperienza e vedendo gli altri comuni che l'hanno fatto, che poi ti dà la fotografia al momento, ma già dopo 2 giorni non sai quello che succede e quindi sono ripartiti, però siamo come comune, abbiamo messo a disposizione della scuola primaria i tamponi nel caso in cui casomai si verificasse un positivo, perché sembra che insomma, il Ministero ancora non va e la Regione ancora non vanno le convenzioni con le farmacie del posto e quindi i ragazzi delle scuole elementari, per capirci, devono, se esce un positivo, devono fare immediatamente un tampone, se esce un solo positivo in classe, devono fare immediatamente un tampone e ripeterlo dopo 5 giorni. Quindi il comune si è fatto carico di questa cosa nelle more che lo faccia l'ASREM, la regione o il ministero di competenza.